Di Emma, come eh, ci sono tanti che la sostengono, tantissimi banchetti, tanti giovani. Eh, è stato bello parlare proprio con i giovani. E si percepisce il rischio? del cioè, Non il rischio, il confronto che c'è per esempio sul tema dei diritti. Sì, una cosa che abbiamo notato è che sono proprio i giovani ad avere maggiore percezione di questo rischio. Eh, oh no. e ci ha sorpreso vedere. qui che sì. abbiamo. Poi la cosa che io mi chiedo è se voi riuscite, soprattutto ma con tutti in generale, ma anche con i giovani, magari con chi vota la prima volta, a spiegare questo meccanismo elettorale assurdo per cui tu voti il tuo partito, vale per il proporzionale, ma poi vale anche per un'altra parte, per eleggere i deputati e i senatori nel collegio uninominale dove si sommano i voti della coalizione, dove lì si gioca per un voto. C'è questa consapevolezza secondo me? No, non c'è ed è tosta ogni volta cercare di spiegarlo, anche perché la maggior parte appunto dei giovani dei, dei nostri coetanei, dei ragazzi, anzi anche più giovani di noi come Matteo che voteranno per la prima volta, eh, non riescono bene a cogliere tutta la difficoltà di questa legge elettorale, e anche ecco, dei rischi, perché spesso molti si lasciano forse confondere anche dalla, dalla propaganda che tanti politici fanno in tv, però noi ci ogni volta facciamo questo punto e questo discorso per per far capire l'importanza di quel voto Quindi adesso siete a Milano poi le prossime tappe Ma è, eh, è, lui, è lui il navigatore <ride> faccio io da navigatore il navigator mm, lì forse dovremo un po' riformarlo però eh, noi abbiamo oggi Milano con delle tappe importanti qui all'Università Statale, poi in Bicocca e infine eh, con l'aperitivo insieme a Benedetto, che insomma, oltre ad essere il nostro segretario, eh, è candidato qui ed è una guida per, per noi ragazzi che cerchiamo all'interno del partito di, di farci strada e cercare di dare un nostro contributo. E soprattutto qui è l'unico che può veramente vincere contro la destra. Esatto, infatti, tanti ragazzi non, non capiscono che questa è una scelta di campo, il 25 settembre dobbiamo scegliere chiaramente da che parte vogliamo stare e anche i più giovani, anche chi vota per la prima volta, deve decidere se vuole l'Italia dei diritti, l'Italia liberale, l'Italia che difende la democrazia che vuole implementarla e che ci vuole rendere liberi dall'inizio alla fine della nostra vita, oppure l'Italia di Giorgia Meloni, l'Italia che si avvicina all'Ungheria, che si avvicina alla Polonia, che si avvicina alla Russia di Putin, invece che andare insieme all'Europa per più Integrazione europea per più crescita economica, più innovazione e più diritti. Noi oggi siamo qua a Milano, domani faremo tappa in Veneto eh, prima a Verona alle 10.30, poi a Vicenza eh, e eh, successivamente a Padova. Continueremo poi a Torino dai nostri, eh, dai nostri attivisti di Torino, dal gruppo fantastico che c'è a Torino e insieme anche a Riccardo Maggi che è candidato, candidato lì. E quindi noi ragazzi cerchiamo veramente di mettercela tutta per per dare una mano alle idee in, in cui crediamo. Grazie. Abbiamo riscontrato molto interesse da parte dei giovani nell'approfondire tematiche a loro care come l'ambiente, come la gender equality e come la questione giovanile. Siamo molto felici di poter dare un contributo nelle piazze e poter ascoltare il parere di chi si accinge per la prima volta a votare. No. E tre più carichi esatto. che abbiamo. No, eh, nel senso che è vero, pure a Palermo. Pure per me è la prima volta, ed è un onore davvero appoggiare questo partito che ho conosciuto anni fa grazie a Fabrizio Ferrandelli nonché anche lui lì a Palermo è candidato e devo dire che lì siamo pure impegnati moltissimo anche perché lì abbiamo pure le regionali in sicilia quindi siamo molto impegnati però quando c'è passione la, la stanchezza non si sente perché quando c'è passione le cose si fanno, si fanno bene e quindi lavoriamo per un'Italia migliore. Ecco. Su questo, ecco, un, una cosa bella che mi ha, ci ha raccontato Elia è proprio la passione che ha preso dai politici che dedicano a Palermo, in questo caso citava Fabrizio, ma insomma sono tanti ecco, in più Europa che stimolano i giovani perché una cosa che condividevamo e che tanti altri ragazzi la pensavano come noi è che la politica e i partiti oggi non parlano più ai giovani e non parlano a noi giovani perché già siamo pochi di partenza saremo sempre meno, i giovani non, non votano, noi abbiamo messo appunto il voto fuori sede ma i, molti giovani non, non torneranno a votare o sono già fuori dall'Italia e quindi ecco che la, una cosa che noi riscontriamo è che, ed è per questo forse che abbiamo successo proprio in questa fascia giovanile perché eh, noi cerchiamo di parlare a chi non è il futuro, è il presente, è il presente ed è questa la cosa più importante e noi speriamo ecco, che col passare degli anni sempre più partiti capiranno che non conviene fare marchette, parlare di pensioni e ipotecare il futuro dei giovani, ma appunto conviene parlare con loro, candidarli, e io, anche io sono candidato da giovane in più Europa e cercare appunto di costruire con loro quel futuro migliore. Ho visto che oggi Berlusconi ha, ha, ha trovato un'altra... No, 1000 euro a chi li vuole dare? Ah, alle nonne... Alle, siamo, siamo appunto alle, alle, mance, alle mance elettorali che non arriveranno mai, ma che servono proprio per, 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 per l'idea che bisogna mettere risorse non sul presente e sul futuro, ma, eh, ma, ma risorse così messe su, sul... Eh, come dire, su, su, sul paese, che c'è stato, dobbiamo aiutare gli anziani, dobbiamo eh, eh, sostenere le persone che sono in difficoltà sulle bollette, tutte cose che ben conosciamo e che il governo sta facendo, però poi le risorse vanno messe sulla prospettiva. Eh, noi eh, abbiamo fatto iniziative, il nostro programma, una generazione avanti la politica, come ci fosse un domani, qui invece i politici, non noi, ragionano come se non ci fosse il domani. Sì, ma io sono orgogliosa, come lo ero cinque anni fa, di ripresentarci con, con questo simbolo. Ricordo la campagna elettorale nel 2018 quando più Europa si presentava per la prima volta e noi volantinavamo sotto la neve, e le persone venivano da noi a chiederci se ci pagavano per, per stare lì sotto la neve a volantinare. Non ci pagavano allora, non ci pagano adesso. Semplicemente siamo estremamente convinti che non sia vero che qualsiasi politico vale l'altro e che la politica abbia perso i propri valori. Lo vediamo stando, stando qui. Lo, lo abbiamo visto in questi cinque anni di legislatura in cui avere Riccardo Maggi ed Emma Bonino in Parlamento è stato un enorme valore aggiunto e di battaglie vinte ne abbiamo tante. Adesso siamo qui a Milano a sostenere il nostro segretario Benedetto della Vedova, ma abbiamo di nuovo Riccardo Maggi e nel Collegio di Torino, abbiamo Emma Bonino a Roma, per cui abbiamo tantissimi altri candidati per l'Italia che sarebbero veramente un valore aggiunto per la nostra politica nazionale, per cui in bocca al lupo Benedetto e noi con, con tutta la nostra passione che è la stessa di Cinque anni fa siamo qui per più Europa. Io um, um, dico da ex giovane, però da padre di due figli, che trovo veramente insopportabile la retorica con cui la destra parla ai giovani con uh, un, un atteggiamento come se fossero dei poveri cretinetti, mentre c'è da dire che, più Europa ha un tale senso istituzionale e rispetto dei giovani che siamo contrari a questo atteggiamento eh, eh, per cui proposte populiste, scostamenti di bilancio per qualunque cosa, eh, che poi sono debito sulle spalle dei nostri giovani. Infine, ricordiamoci sui diritti non quello che si dice in campagna elettorale ma quello che è già avvenuto tornerà scuole sicure i cani antidroga dentro i nostri licei a cercare uno spinello nella cartella dei ragazzi con poi apertura di procedimenti amministrativi che dureranno anni e che rovinano la vita di quel ragazzo e di quelle famiglie. Non è con questo atteggiamento eh, persecutorio e paternalista con cui credibilmente si può dialogare con i giovani. Giovani che tutti i sondaggi mostrano che rispetto alla, alla popolazione generale sono più inclini a votare più Europa e quindi cari nonni, votate come i, vo come i vostri nipoti. Grazie, Michele. Forse infatti dovremmo dire che Ogni ragazzo, ogni giovane dovrebbe portare proprio le nostre istanze e cercare di far comprendere anche... A eh, diciamo i loro nonni, i loro genitori, quanto è importante mettere al centro i giovani, quanto è importante che i giovani siano protagonisti da oggi del nostro futuro e anche della politica. Pensiamo, per esempio, a eh, come le proposte della destra non parlino neanche ai giovani, ma parlino dei giovani senza renderli protagonisti, senza chiedere il loro parere, senza realmente mettere al centro le loro esigenze. Noi chiediamo più investimenti nel sistema scolastico. Chiediamo un sistema scolastico di qualità che metta al centro proprio lo studente. Chiediamo più investimenti in ricerca scientifica. Chiediamo di triplicarli eh, nella prossima legislatura e di realmente dare la possibilità ad ogni giovane di scegliere se rimanere o no in Italia. Perché ognuno di noi deve poter scegliere anche di andare all'estero e di eh, fare un'esperienza all'estero, ma non deve essere obbligatorio, non deve essere costretto a farlo. E quindi noi diciamo basta. Basta furti ai danni delle nuove generazioni, basta giocare oggi eh, con bonus e sussidi eh, a più non posso nel breve termine, invece di pensare al futuro di tutti noi ragazzi che vorremmo vivere in questo paese e farlo in un paese liberale che pensa ai diritti e pensa alla crescita. Sì, siamo a Milano, eh, Milano eh, la città della crescita, della crescita sostenibile, Milano la città cosmopolita dove non ci sono. Differenze, dove le differenze sono un valore. E, e devo dire che oggi ho avuto il piacere di parlare con una preside di una scuola, la quale mi ha colpito perché ha apprezzato il fatto che noi siamo persone normali. Mi ha, mi ha detto: Speriamo che voi siate eletti perché c'è bisogno di persone normali e di buon senso. Anche l'altra sera eravamo in una piazza del, eh, della Movida Milanese all'isola. E, e, e Tutti i ragazzi erano dalla della nostra parte, ma quando ci sentivano riconoscevano il fatto che il nostro programma è un vero programma europeista, un programma per i giovani, un programma dei diritti, il programma per il futuro del Paese. Quindi speriamo, noi siamo certi, anzi senza speriamo, siamo certi che verremo premiati, premiati dall'elettorato milanese ma anche dall'elettorato nazionale. Io chiederei un saluto al più giovane tra i candidati, visto che siamo. Sì, io sono giovane. Facevo il giovane proprio qua in, questo, in questa in quest università, l'altro ieri mi pare, non so quando era, ma credo che davvero questo discorso più Europa sui giovani sia fondamentale. Per la ragione che ricordava Benedetto della Vedova prima, i collegi uninominali. Nei collegi uninominali se si vota più Europa e gli alleati. Si può vincere la destra, se si vota per qualunque altro, vince la destra. Tutto qui. Allora, ai giovani, io credo di si debba dire: ma voi ragazzi, preferite crescere in Europa o fuori dall'Europa? Perché se vince la destra, se vince la destra, l'Italia diventa una bomba che fa saltare l'Europa. Questo è il problema. La Meloni, la Meloni insieme a Salvini, la Meloni ha già detto che vuole, che vuole far prevalere il diritto nazionale su quello europeo, che sembra una cosa astrusa no? da, da giuristi. No, vuol dire che salta l'Europa perché l'Unione Europea si regge su questo. Se salta questo. Allora, nei collegi uninominali si decide se l'Italia rimane un soggetto attivo nell'Europa o se l'Italia diventa una bomba che fa saltare l'Europa. Quindi questo è un discorso sui giovani. Grazie a Lorenzo Stricklivers per i più giovani che magari ancora non, non lo conoscono, che è stato senatore, deputato, eh, consigliere regionale radicale. Eh, e che si è occupato di giovani perché si è occupato di, di pedagogia e ha insegnato all'università per una vita. Ma io direi che eh, due parole, se po poi finisci tu, io dico due parole no non conclusive perché concludono, eh, concludono loro. Eh, io credo che questa idea di mettere in campo, in camper, eh, una eh, campagna elettorale itinerante, eh, per, per parlare ai giovani, incontrarli, no, 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 non è che organizziamo gli incontri negli stadi, ma si fa volantinaggio, si incontrano le persone come oggi fuori, eh, fuori dalle università, eh, per, per cercare di spiegare perché più Europa conta sul voto eh, dei giovani, conta sul voto di tutti, ma conta sul voto dei giovani. E' quello che noi non promettiamo, quello che noi cerchiamo, abbiamo cercato e cerchiamo eh, di fare nell'interesse dei giovani che credono nell'Europa e credo che la grande maggioranza dei giovani creda all'Europa, si sente l'Europa come la propria eh, patria, il posto dove muoversi, dove lavorare, dove fidanzarsi, dove stare eh, con la totale libertà eh, di, di scelta, eh, dove poi dove lavorare eh, se, senza senza eh, dismettere anche l'orgoglio di essere italiani, no? ma avendo consapevolezza di quello che il mondo sta diventando, la, la demografia, eh, vuole stare in un posto l'Europa che garantisca la sicurezza a tutti, che dialoghi. Con le altre potenze, per esempio, che apra un rapporto di partnership con l'Africa che è a due passi da noi e che è un continente, eh, lì sì, dove la piramide demografica è contraria alla nostra, no? noi abbiamo più persone di una certa età e pochi giovani, loro hanno una popolazione che sta raddoppiando, e lì ci sono tantissimi giovani e noi, i giovani europei dovranno entrare in contatto con i giovani africani, costruire una partnership per la sicurezza, per la crescita economica, l'Africa non è il posto da cui arrivano le persone sui barconi, arrivano dall'Africa persone sui barconi, ma l'Africa è il nostro futuro e quindi i giovani europei questo lo, lo, lo sanno e sarà comunque il loro futuro, ma tanto per dire un'altra cosa, il cambiamento climatico oggi è una giornata tristissima per l'Italia perché nelle Marche c'è stato questo, questo evento estremo, si chiama, no? un evento meteorologico estremo, in due ore è caduta l'acqua che di solito cade in metà dell'anno, cioè metà dell'acqua che cade in un anno in quelle zone che sono zone piovose è caduta eh, in due ore. Eh... E abbiamo visto la devastazione. Noi siamo in campo per il cambiamento climatico perché vogliamo guardare, eh, vogliamo guardare eh, alle prospettive future degli italiani e dell'Europa, vogliamo accelerare sulle energie rinnovabili. Eh, siamo in campo per i diritti e io credo che eh, se eh, le persone più giovani vanno sul nostro sito piùeuropa.eu, cercano il programma o, o, o lo lo vedono col QR code dal, dai nostri volantini, eh, vedono che noi siamo in campo per i diritti eh, con una consonanza con quello che nella media pensano le persone più giovani, a cui se, 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 se tu dici noi vogliamo il matrimonio egalitario, cioè che anche due donne o due uomini possono sposarsi e farsi una famiglia con gli stessi criteri, eh, loro per le persone più giovani questa ormai è già la... La, 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 la vita di ogni giorno nelle classi nelle, nelle università noi pensiamo che verso il fine vita si debba eh, arrivare nelle condizioni magari quando la situazione è drammatica di poter scegliere scegliere il nostro destino eh, con, con responsabilità secondo le regole ma con libertà eh, i più giovani sanno che, che, che in italia ci si fa le canne 5-6 milioni di persone e sanno perfettamente che poi questo, deve, questo mercato è un mercato illegale in mano alle mafie. Pensano come pensiamo noi, la maggior parte, non tutti magari, che forse è ora basta soldi alle mafie: allora è meglio pagare le tasse come sulle sigarette e all l'alcol eh, allo Stato. Eh, noi abbiamo messo nel nostro programma un impegno molto consistente di aumento dell'investimento sulla scuola, sull'università eh, e sulla ricerca. Abbiamo messo nel nostro programma un fisco favorevole per i lavoratori più giovani, fino a 35 anni, perché oggi c'è un problema vero di stipendi bassi in Italia. Ma gli stipendi per aumentarli dobbiamo aumentare quella che si chiama la produttività, perché in Germania uno stipendio è eh, non so, del 50-60-80% superiore a parità di mansioni in Italia, parte per le tasse ma poi per la produttività perché le aziende hanno investito di più, il personale è più qualificato o viene qualificato e quindi si fanno attività che rendono di più e si pagano migliori stipendi. Però su questo, e chiudo e ti passo la parola, bisogna fare delle scelte. Noi non possiamo essere il paese che continua a, ad avere il riflesso che bisogna Spendere ancora di più per le pensioni. Per le pensioni bisogna spendere, bisogna spendere bene, ma le risorse sono finite, non sono infinite. Noi crediamo che anziché ai prepensionamenti pre le risorse vadano alla priorità lavoro per i giovani, per esempio eh, detassando, defiscalizzando eh, i contributi in modo che i lavoratori più giovani possano più facilmente essere assunti e, e, e guadagnare di più Questo è il nostro. Il nostro noi vogliamo l'Europa, vogliamo le riforme e vogliamo i diritti civili e per chi vuole votare efficacemente contro Meloni e Salvini anche nei collegi uninominali come ci ha spiegato Lorenzo Stricklivers, e vuole votare liberale, europeista e liberale deve votare per noi. E per noi siamo liberali e siamo nel posto giusto. Abbiamo fatto un accordo elettorale, un'alleanza con i socialdemocratici, con i verdi e con altri perché crediamo che Meloni e Salvini si possano battere e si debbano battere da qui a... 8 giorni. 8 giorni in cui voi girerete Gireremo. col vostro camper a incontrare i Esatto. Esatto, Benedetto. Noi cercheremo di dare il nostro apporto anche in questi ultimi giorni. Continueremo eh, a girare, a incontrare i ragazzi, eh, gli esponenti del mondo dell'università, tutti coloro che oggi sono chiamati spesso a votare per la prima volta e che vedono però un paese dove abbiamo 9 milioni di giovani e oltre 26 milioni di anziani. Ed è quindi quasi naturale che molti partiti facciano la scelta. Di continuare a parlare di pensioni minime a 1000 euro, eh, dentieri gratis, bonus 110, bonus ovunque invece che pensare al futuro di noi ragazzi che siamo spesso i figli o i nipoti, proprio di eh, coloro che spesso si vedono attaccati da chi dice parliamo ai giovani. Ma parlare ai giovani significa parlare a tutti noi, significa parlare al futuro del paese, significa parlare a eh, ciò che potrà effettivamente far crescere e innovare l'Italia. Noi vogliamo. Eh, un'Europa dei diritti, vogliamo un'Europa dove eh, ci possiamo sentire tutti a casa e soprattutto vogliamo che il 25 ognuno di noi prenda posizione. Perché ci sono sicuramente eh, delle persone oggi che hanno un'idea molto diversa dalla nostra, come il centrodestra, ma ce l'hanno netta e noi siamo pronti ad affrontarla oggi come in futuro. Ma il vero problema sono tutti coloro che stanno in mezzo, che non prendono posizione, che non andranno a votare o che voteranno coloro che ai collegi uninominali non hanno speranza. Ecco quello è il vero problema. Perché oggi non c'è altra possibilità di scelta se non decidere nettamente da che parte vogliamo stare. Noi vogliamo stare. Dalla parte di chi pensa al futuro, di chi pensa che l'Italia abbia bisogno di una democrazia liberale, concreta e vera. Ecco, oggi questo ancora non c'è: ancora oggi non possiamo scegliere del tutto sul nostro corpo dall'aborto e dall l'eutanasia. Tanti ragazzi come me. Eh, sono cresciuti in questi anni raccogliendo le firme per l'eutanasia prima e poi per la cannabis e hanno visto in tutto questo una battaglia che magari non li riguarda in prima persona come quella per il fine vita ma che riguarda tutti noi, riguarda il nostro paese. Non possiamo tirarci indietro davanti a questa sfida. Noi ragazzi lo sappiamo e vogliamo cercare di convincere tutti noi giovani ad andare a votare, a prendere posizione e a scegliere più Europa. Lascio la parola ad Alfonso che è il Lul, cioè uno dei candidati più giovani eh, d'Italia per più Europa, più giovani nel suo collegio e che ci sta dando una mano grandissima in questi giorni. Grazie Matteo, l'abbiamo detto in giro per l'Italia, l'abbiamo spiegato anche oggi, l'hai detto bene tu, l'ha detto bene Benedetto prima. Ecco, nella coalizione di centrosinistra l'unico voto alternativo, l'unico voto veramente utile per garantire i diritti civili e le libertà individuali, per salvaguardare l'ambiente e per tutelare le future generazioni è più Europa. E quindi ecco il 25 settembre, cara Italia, l'Esta Libera e votate più Europa. Grazie.